Poi facciamo la parte normale della giunta, poi possiamo prendere un'oretta per fare una seduta riservata per tutti i giorni. Scende i gruppi per capirci, poi per i conti, conti costituzionali, insomma, passaggio politico per delicato. Volevo condividere con voi prima di dire cosa penso al Consiglio. Via, partiti. Quindi, vi hanno distribuito i fogli? No, non ci dai il sapere. Comunque, allora, noi oggi abbiamo il consuntivo 2013, come consueto è una fotografia, e dal 2013 in realtà abbiamo un disavanzo che riguarda 36 milioni circa, che noi in assestamento 2014 copriamo utilizzando una quota di fondo di riserva per 4 anni, dei fondi perenti che siamo riusciti a rimodulare. E rimaniamo sopra il 60%, perché voi sapete che c'è questa discussione, le sentenze che chiedono il 70% di copertura di perenti, e poi abbiamo, grazie all'operosa attività del bilancio tecnico, firmato ulteriori contributi del pagaziende che consentono in realtà a noi di abbattere degli oneri, perché effettivamente abbiamo 1,7 di interessi e quindi rispetto alla previsione riusciamo a risparmiare circa 10 milioni di interessi passivi. A questo punto noi abbiamo sostanzialmente con l'assestamento 2014 la copertura del disavanzo del 2013. Come vi avevamo chiesto, abbiamo ricevuto le diverse domande per le spese obbligatorie ed essenziali, che sono nella colonna di sinistra, che dovreste verificare se avete tutti i riscontri. A richiesta di 34.377, noi riusciamo a ulteriormente trovare risorse inferiori ai 20 milioni di euro. Il PSR startup di 7 milioni e 5 noi non lo copriremo perché in preventivo era stata assorbita con partecipazione del PSR per le attività che il Dipartimento voleva svolgere nel 2014. Abbiamo un po' ridotto l'assessore Berlangeri, e nei 1.700 non c'è la chiesa del terremoto perché non sappiamo mai poi se si impegna oppure no. Quindi tendenzialmente diamo la stessa, è partita, però dobbiamo allineare impegni e quant'altro, quindi avranno dei residui già che abbiamo speso, per cui la teniamo lì. Però se siamo tutti d'accordo che qualora ci fosse la necessità di questo tiraggio, quel poco che rimane sul fondo di riserva lo usiamo per la Chiesa, perché lì c'è un'obbligazione. Abbiamo invece concordato per gli IAT la metà della quota. Abbiamo verificato con le iscrizioni che possiamo sostenere l'ambiente nel modo che vedete. Non so, questo 73.000 euro di ambiente bonifiche cosa determina se non diversiamo. Chiudiamo la partita di Maiolo, con la Paeta ci eravamo accordati grosso modo sulle restituzioni al 50% di perenti e quant'altro, e
abbiamo la copertura delle felpe CBA 11, 12, 13 e questa è la quota purtroppo regionale di questo marco. E con le comunità montane facciamo una riduzione per rimanere sempre sotto i 20 milioni. Al fondo d'aiolo del ne diamo 600 perché vedrete che poi c'è una voce personale comunità montane 200. Questi 200 mila euro erano pagati dalle liquidazioni. Via via che le liquidazioni si chiudono, il personale delle comunità montane rientra e va direttamente a carico del capitolo di Matteo. La copertura del fondo della non autosufficienza delle gravi disabilità, come concordato con il vicepresidente e l'assessore Lambaudi, chiediamo un sacrificio ad Arcel, io e Vesto che non c'è e speriamo che non vada in rosso. Sui trasporti disabili l'anno scorso avevamo 4 milioni e adesso ne abbiamo 3. 2. Sono quelli della scuola? Sono quelli di scuola e province. Poi ci sono anche una quota di miste integrati che non rientra. Siamo sotto di quasi... Sì, è fatto. Due ce l'abbiamo. Sullo sport ci siamo accordati con qualche sacrificio per Matteo. E a questo punto abbiamo garantito il 1.100.000 di AMT per l'integrato. Noi oggi approveremo questo schema, mandiamo al revisore dei conti, poi abbiamo il ritorno dai revisori, facciamo delibera la prossima settimana e facendo la prossima settimana andiamo alla Corte dei Conti è arrivato un regalo. E in commissione. Attenzione, non ti distrarre Enrico con il siluro. E qua? E aprilo su. Siamo tutti dicevamo com'è che non c'è Vesco, che c'è il regalo. Io non sono uscito per un mancamento. È calo di zuccheri, ragazzi, che non mangio ogni due ore. Tanto il foglio all'assessore Vesco. Mentre Vesco apre il regalo, vorrei essere preciso. Noi abbiamo ancora in sospeso il decreto della spending review che ci riguarda per circa 15 milioni di euro. Prima guardiamo il regalo c'è scritto fragile, non è un salame. No, ecco il suo modello. Regalo che ho ricevuto io che ho regalato. È un bastone. Non c'è niente dentro. No, mi dà un bastone per funghi. È tutta carta. Vai. Dammi una mano, grazie. Oh, dai, tira. Oh, tira. Piano, però, se è fragile. Siamo quasi, eh? Ci siamo qua. Bellissimo, ho già visto cos'è. È il modellino. Adesso mi tocca comprare anche la rotaia dell'ufficio. In ufficio farà qualcosa. Per i trasporti. Bellissimo. Poi devi spiegare a tuo collega che deve trovare i soldi. Stupendo, qui puoi cancellare qualcosa a Vescovo qua nell'assestamento, andate contento stamattina, è contento, dai, togli qualcosa. Allora, noi abbiamo sulla testa il mattone decreto, ultimo decreto, 500 milioni di euro, scusate, 500 milioni di euro, sì, per le regioni a tutto ordinario, che noi calcoliamo più o meno in 15 milioni.
tenete conto che nel 2014 abbiamo già ancora il problema della finanziaria di Letta di 560. Quindi noi speriamo da qui alla fine di tutti gli iter degli assestamenti di trovare soluzione onde evitare di ridurre questi 20 milioni di più, francamente. Non ce la facciamo. Okay. Parte Lella che non c'è, gli altri ci sono tutti. Sì, no, volevo capire. Non ho fatto la richiesta, io pensavo che a fare la prossima settimana. Devi essere automaticamente. No, automaticamente no, perché non ho avuto nessuna comunicazione, pensavo che arrivasse la prossima settimana. C'è stata una mail. Chitarra d'arriva, ma la logica. A me non ho mandato al direttore. Questa risposta fosse stata, pensavo che mi desse automaticamente. Eh no, quella sarebbe stata bella quella risposta lì, però. Il bando è chiuso. Anche io devo segnalare una nuova cosa. Oggi non va cambiato per quello che ho. Ma voi che domanda avete? Questa è un particolare, 600.000 euro che avevano partecipato l'anno scorso, mi hanno fatto l'impegno. Claudio. Poi le barriere architettoniche che abbiamo una. Poitano, Bartagallo, Bagliano. Su queste cose qua da tanto, quindi su queste due voci qui pensate di fare la domanda, cioè la richiesta lunedì, è già oggi. Lo faccio presente. Forse. Andiamo avanti. Poitano registrato. Io registro un po' di perplessità perché la spiegazione che ha dato Pippo sul PSR non è esatta. Noi non abbiamo messo conto di PSR quando abbiamo fatto il bilancio, perché non sapevamo neanche quante erano le quote, se ci pigliavamo gli stessi soldi, ne pigliavamo di più, ne pigliavamo di meno. Quando abbiamo visto che a Roma prendevamo 22 milioni di più, e quindi la nostra quota di compartecipazione sarebbe aumentata, io ho informato, signor Presidente, che l'assessore al bilancio mi ha detto non è che vado là a rifiutare 22 milioni di più, perché se tirano 22 milioni di più è chiaro, è evidente che più soldi danno più aumenta la compartecipazione. Siccome questi 7 milioni e mezzo sarebbero la quota di compartecipazione moltiplicata per 7, se tu il primo anno non ci metti niente, lo devi plasmare per lo 6 e quindi la quota sale a 9 milioni e rotti. Il bilancio è stato alla fortuna. Sì, ma quest'anno lasci finire se posso. Il bilancio della serata dell'agricoltura, compreso l'antincendio boschivo, compreso la pesca, compreso l'istituto regionale dell'agricoltura, compreso tutta la serie di spese che sono assolutamente all'osso, è 7 milioni e 300 mila. La compartecipazione sarà di 9, quindi a me che sia messo adesso o che sia messo dopo, non è che noi interessa, però vorrei sapere se... Penso che il bilancio sia consapevole che nel corso destinato non l'hanno messo, no? Vediamo. Io ho chiesto di capire come faccio a trovare le risorse per quel problema dei rifiuti spiaggiati, perché la richiesta che ci è arrivata è alta, per cui poi li scrivo. Vabbè, vediamo. Sono alte? Forse bella che non c'è, per magari... Mi spiace di questa cosa che era sfuggita sul coordinamento nazionale pace dei diritti umani, ma ero convinta quando avevamo fatto tutto quell'elenco delle associazioni, enti cui avevamo quote di partecipazione, mi sembrava che fosse nell'elenco di quelle che avevamo, diciamo, dismesso come partecipazione, per cui non abbiamo. Invece sembra di no, per cui 24.000 euro sono il cumulo di 3 anni che non abbiamo pagato. Se abbiamo fatto il mio lavoro, non lo tenevo proprio in considerazione. Abbiamo voglia di dirlo per la prossima volta, per il prossimo anno. Carità, poi sono quelle cose che mi sono 6.000 euro all'anno, mi ricordo che ne avevamo discusso. Ero convinta che non fossimo più. Deleghiamo Vesco e Lorena a vedere se vogliamo oppure no di dirlo per il prossimo anno. Questo è il pregresso, è 14, 13 e 12 ed è un'obbligazione. Per il 2015 verificate se bisogna andare in consiglio. Fare sì, no, vabbè, in realtà poi sono 6.000 euro l'anno, ma che sia una cosa... Cioè, quello che il pregresso bisogna pagarlo per forza, no? Questa volta tu se andrai è consiglio che deve decidere, no? Questa sì. Per quello che non hanno rinunciato.
No, c'era un pacchetto, abbiamo fatto un pacchetto. Sì, il primo pacchettone era andato, il secondo si era bloccato, potrebbe essere che fosse. Ah, forse il secondo, ma era rimasto in memoria. Quello non l'avevo considerato. Questo... No, no, ma mi spiace perché non l'avevo considerato. Va bene, altri. Allora, fermiamoci qui, se non ci sono altri, poi non so, magari a fine seduta facciamo un attimo. Tu rientri o non rientri per niente? No. No, credo che abbia bisogno di aiuto, no? Caso mai sarà volato, no? Vabbè, quindi diciamo, ho voltato un attimo queste osservazioni di osservazioni fatte, poi cerchiamo a stampare perché l'Italia arriverà e poi quindi macchinate chiudiamo. No? Va bene? Sì. Ma di la verità questa cosa del spiaggio, visto che nel documento che aveva fatto me c'era, diciamo, in fondo, no? Era chiaro, no? Il fatto che sono voci sul fatto per sì, però ce l'avevate presente. Sì, l'assessore Adriano l'aveva segnalato. Ma... Non so, l'unica cosa che è venuta a me è quella di dire che se accettassero gli diamo più anni di accettarsi. È venuta a me un'altra idea. Se un pezzettino di ecotassa ce lo posso sì, mettere. Che gli diamo un po' di anni. Non peggio. Il problema è che lo smaltimento lo ha. Se no dobbiamo provare. D'altronde sono andata a vederla, non è che potesse sì, sì, ma è perché io pensavo che questo fosse inferiore, invece così non diciamo c'è. Diciamo che l'odo orlando non è il processo. Lì, no. Ma per parte sì. Più di un milione, anche. Diciamo che pensare che la gente non sapesse che eravate, che smaltisse gratis, non è successo. Perché lì è arrivata della mia. La miglia sargiana è rimasto del materiale che da altre parti non è arrivato meno, l'hanno tolto di no. Anche vedeva la vigilia di Pasqua, c'era anche Rento, c'era anche Ricco, c'era una spiaggia enorme, ma non era una spiaggia, la spiaggia si era allungata di 50 metri ed era in realtà legnale, sotto l'ho fatto per la fare. Ma non ce ne faccio un carico su per noi, io se ne fa un carico anche loro. Perché gli altri comuni se la sono pagati. Sì. La dimensione non è praticata nessuno. Il comune ha speso conto che decina di milioni. Gli anni scorsi l'ha sempre fatto da soli, quest'anno c'è stato un fenomeno stranissimo, una quantità. Nel punto che abbiamo di tanto noi ce n'era 8 metri, eccetera. Ci camminavi sopra. Eri convinto che non era sulla spiaggia, questo fosse legname. Invece camminavi su questo. Ma questo è un po' di più. Se non c'è un po' di più. Lo coprivamo di sabbia se non cava la spiaggia. Io non so come ho fatto che ci facciamo il 50%. No, infatti la domanda è se avessimo dei soldi più. Sì. È un danno alluvionale questa cosa. Beh, non è. Conseguenza del fatto. No, pareggiata, ma... È il materiale che da monte viene a valle e il mare respinge sulle spiagge. È una cosa che impatta sull'economia, mica da ridere. Non è mica lasciare che un po' che si impanna lì, vabbè dai, tra alluvione e cotasse spalmate, bilancio, bisogna cercare di risolvere. Ok, facciamo le pratiche. Allora. A fine mattinata poi togliamo il senato. Allora, numero uno del Presidente, concessione del patrocinio, di nuovo della Regione Liguria, le iniziative varie. Numero 8 del Vicepresidente, recepimento intesa tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante telemedicina, linee di indirizzo nazionali. Ho fatto una domanda a Claudio, ma cosa ne pensi dell'incentivo ai parti a casa? Non penso che sia una cosa che... Ho visto che la Repubblica ha fatto una pagina. Sì, vabbè, sono quelle cose che io credo che per sicurezza sia bene, credo, nel caso di queste strutture. Fatto meno che non siamo noi a incentivare. Condivido dove lo stanno facendo.
vedi cosa stanno facendo. No, no. A volte di ogni qualificazione serve il gas. Certo. Ho visto che lo fanno con tutta una serie di criteri, cioè più di 30 minuti, una cosa lì, o cioè, sì, tutto. Sì, però, insomma, poi... Credo che succedeva il nome della categoria dei nati in casa. Io sono nato. Nascevamo tutti in casa, non sarei andato. Però non devo ricordarti che sono mortalità di mortalità è molto più alta. Mobilità qualche ragione no, quando ho letto avuto qualche ora libera io non penso neanche. Io sarei sotto contrario per un motivo molto più banale, che se cade una volta che lo ha deciso e non so se mi spiego, no? Certo. Mentre diciamo la scelta autonoma della scelta, donna. Ma anche io la penso così, sono una scelta. Una scelta incentivata, se oggi male un caso, ti dico che è stato fatto. Oggi una scelta autonoma, qualunque donna può farlo, ovviamente. Ostetrico. No, mi chiedevo se avevate parlato. Come quando siamo nati noi c'era l'ostetrica che era non da casa. No. Quando siete nati voi. Esatto. Sì, sì. Io sono nato in casa. Sì, cominciamo già a essere tre, quindi magari qualcuno. 4, 5, 6. La prossima maggioranza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Però sono rimasto per due anni così perché mi ha preso col pollice. Sono chiuso per due anni. Infatti poi le conseguenze ci sono. Chiuso l'occhio sinistro e per quello che si è spostato verso sinistro. Paghiamo danni, noi paghiamo danni ancora adesso. Vai, certo. Dai, ma cambiare via là. Ma andiamo avanti, scusate. Allora, del vice bello. Bella questa discussione, interessante. Del vicepresidente Davide, dall'anno vale 11 sono rilasci da accreditamento e un rinnovo della terza età, per accettato il grafico ligo del rinnovo. Numero 14, assessore Barbagallo, legge 30 marzo 2003, numero 119, quote latte, attribuzione ai produttori latte della regione Liguria dei quantitativi individuali di riferimento a valere sulla carta. Parlo come Bossi. Ho fatto d'accordo con Bossi, assessore Boitano, deliberazione 1750-2010, 947-2010, programma di riqualificazione urbana per alloggio a canone sostenibile, comune di Arenzane e comune di Santa Margherita Ligure, integrazione in protocolli d'intesa finalizzati alla conclusione del programma. Per quanto riguarda Arenzane, una proroga al 31 dicembre del 14. Soltanto una prova di questo intervento di 12 alloggi a Villa Mina. Per quanto riguarda invece Santa Margherita, che sono stati inaugurati e finiti, si tratta di una rimodulazione, erano 18 alloggi e adesso sono sempre 18 alloggi, di cui 5 sono ERP e 13 sono a canone moderato. Qui la Regione Liguria è intervenuta per 1,5 milioni su 3,273 milioni. Sapete cosa ha fatto Santa Margherita con il basso gasto? Coinvolgendo aziende locali, ha messo a disposizione di tutti gli alloggi il blocco cucina, tutti gli alloggi. Beh, risparmio, bellissimo blocco cucina. Sono adottati, praticamente le spese sono molto ridotte, le spese più grosse quando entro in una casa. Sono stati inaugurati, alloggi molto belli nel centro del comune. Via. Numero 16, assessore Briano, approvazione del programma degli interventi in materia di riduzione di rifiuti, coperto 2014, a valere sul capitolo 2077, impegno totale 200.000. Numero 17, assessore Briano, approvazione schema di convenzione con Istra e Università di Sud di Pavia relativi alla realizzazione della cartografia geologica dei foglie, dolce acqua e 20.000 sala. Numero 18, assessore Briano, ridefinizione e modalità di organizzazione del sistema regionale di educazione ambientale di quella di GR 1299 del 2012,
e semplificazione dei requisiti minimi per la partecipazione dei CEA al sistema. Numero 19, settimo programma quadro, ricerca e sviluppo, progetti, cumulus, approvazione di modifica all'accordo di partenariato con ARPA e Data Ciel per la realizzazione del progetto ed impegno complessivo di euro 30.155,78. Numero 20, assessore Cascino e Briano, comune di Isola del Cantone, Genova, parere positivo sulla base, con prescrizioni, ex articolo 10, legge regionale 32-2012, parere sul progetto preliminare di parco urbanistico comunale. Ha detto di Genova anche. Il punto preliminare comune di Isola del Cantone. No, ho firmato quella di Levi e poi la prossima settimana, se io non riesco a venire. C'ho quella di Genova pronta, Vasco, se potessi magari Gabriele portarmi sì, perché per spiegare un attimino, questo è tra l'altro il primo provvedimento, no? Qui facciamo insieme, questo dovrebbe essere il futuro, urbanistica Vasco, cioè ambiente, per il parere ai preliminari e ai definitivi dei PUC, sì, no? Sì. Questo è il primo, quindi va segnalato. So. Allora magari venerdì sì. Portiamo solo di Genova. Numero 21, assessore Rambaudi, intesa di conciliazione tempi di vita e di lavoro, contributo al Formez SPA per azioni di promozione delle pari opportunità di genere, impegno di spesa di 5.000 euro. Numero 22, assessore Rambaudi, riconoscimento e supporto da parte di Regione di una rete ligure per la promozione e lo sviluppo di relazioni e partnership internazionali, sì, la legge regionale 28 del 98. Numero 23, assessore Rossetti, approvazione degli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione dei requisiti ai fini dell'accreditamento degli organismi informativi, CPS Consule. La 24 è rinviata. E numero 25, dell'assessore Rossi, disposizioni in materia di verifica dell'idoneità psicofisica al servizio dei dipendenti della giunta della regione di Liguria. Allora, diciamo anche per l'Angeri, per aggiustare definitivamente sta cosa di alberghi, il governo vuole che togliamo la cosa che ha inserito al Consiglio Europeo, e togliamo. Sì, c'è stamattina al Consiglio dei Ministri, vediamo se arriviamo in tempo. Non è allora, del ma no, non è una cosa che abbiamo fatto nell'inserimento del Consiglio, che loro non va bene. La posizione con noi andava bene. Sì, sì, sì. Abbiamo cambiato. No, cioè, consiglio, del Presidente, approvazione, convenzione con Union Camere Liguria per l'anno 2014, di collaborazione organizzativa e gestionale per suo sportello unico, attività produttive. Del vicepresidente, accordo di programma ex articolo 20, legge 66 dell'88, anno 2009, intervento, codice, assegnazione di impegni a favore dell'A5 Spezzino di euro 84.346.127,49, quota stato. Terribilmente prezzo. Come andate ieri, sai, non ci sono più niente. Buongiorno. Buongiorno. Allora, finiamo le parti e poi torniamo un attimo indietro. Poi del vicepresidente, programma attuativo regionale PAR FSC, anche Buccinelli, PAR FSC 2007-2013, riprogrammazione, assegnazione all'IRSA o San Martino della somma di euro 2.400.000. Il prezzo che sarà per il progetto è la progettazione di tutti il 10% la progettazione che fa avere una somma di diciamo sterilize fatta vedere la non è facciamo voglio la panola nel senso che stiamo lavorando e stiamo lavorando
poi a giugno facciamo sette avanti, mettiamo sette avanti. Poi del vicepresidente, approvazione convenzione tra la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e la Regione Liguria per la realizzazione del progetto campagna informativa sul danno metabolico dell'uso del doping e sostanze dei giovani e atleti amatoriali. Sì, abbiamo una copia per l'assessore Rosso. Di questa? Cioè, non so se ti voglio fare. Quella corretta. Per tornare in campo, ne avrei bisogno. Stavolta gioca Marassi, salto qua. Gliela facciamo perché c'era stata un'intervista. Compri la maglia di giocatore. Ok, no, questa va bene. Passi. Allora, quella di Cabral. Quella di Cabral. Ce la passiamo? Sì, chiaro. Passiamo lì così non la disturbiamo. Passiamo lì così non la disturbiamo. Allora. Girando verso adesso. Grazie. 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 Poi del assessore Briano. VAS, ex articolo 12 legge regionale 32 del 2012, variante al piano territoriale dell'attività di casa, tra parere positivo con prescrizioni. E poi sempre VAS, ex articolo 12 legge regionale 32 del 2012, progetto definitivo del PUC di lei, parere positivo con prescrizioni. Dell'assessore Briano, convenzione quadro tra Regione Liguria e Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale della Liguria per il concorso alle attività di protezione civile nell'ambito del territorio regionale, articolo 23,4 legge regionale 9. È una convenzione con la Croce Rossa per la protezione civile. Assessore Rambaudi. Finanziamento per investimenti in conto capitale per le strutture sociali, anno 2003-2004, presa d'atto, modifica vincolo decennale su immobile sito nel comune di Ameglia. Con questa delibera si risolve quel problema che da un po' di tempo che anche il prefetto ci sottopone, la Spezia della caserma dei carabinieri di Ameglia, perché era stato... Diciamo, trasferiamo il vincolo del nostro finanziamento su altro immobile, liberando l'immobile che era stato temporaneamente utilizzato per caserma dei carabinieri, che invece diventa situazione definita, trasferiamo il vincolo sull'immobile dove già effettivamente si svolgono le attività di politiche giovanili. Quindi abbiamo, diciamo, messo insieme le cose senza rinunciare all'intervento sociale, ma risolvendo il problema della caserma. Assessore Rambaudi, servizi socio-educativi per la prima infanzia, a titolarità terzo settore e o privati accreditati, il sostegno ai costi di gestione, impegno di euro 584.571,44. È il contributo ai nidi privati o privati accreditati, avevamo fatto una prima tranche per i nidi pubblici, semplicemente perché sono su capitoli di bilancio diversi, quindi abbiamo dovuto farli in momento. Hai visto questa statistica, diciamo, europea sui nidi? No. Statistica europea sì. Siamo molto bassi, 17%. Io ho sorpresa che avevamo saliti vicino all'indice europeo. Ma non come Liguria, no? La media italiana. Come ma non è sono le vero risponde paginate i giornali intere la fai mostrare, poi c'è poi tipo il quadro, dice che la regione migliore è l'Emilia con il 26%, noi siamo al 17, siamo undicesimi in Italia. No, mi spiace, mi è sfuggito, ma non è reale, quindi
non siamo al 33% di Isola, siamo subito dopo l'Emilia, siamo al secondo, terzo posto. Ci un po' i dati e casomai fare una comunicato stampa, chiama. Sai cosa? Secondo me la differenza è dal fatto che noi abbiamo diversificato i servizi. Ti pare che parlassero dei pubblici, tu conti anche i privati o no? Noi contiamo i privati perché abbiamo un sistema accreditato o pubblico privato. Perché il sospetto che mi era venuto è che la gente non li mandasse più, poi non paga perché non possiamo. No, quello è un fenomeno, infatti l'ho messo nella nota stampa che poi facciamo, che si stanno assottigliando le liste d'attesa, addirittura non ci sono, a parte Genova, Cassa con la pubblicità, ma in tanti posti non ci sono liste d'attesa perché le famiglie. Quanto un po' il dato pubblico e poi la somma, diciamo. Ho menzionato la somma, adesso un po' con calma, magari poi ne facciamo. Sì, anche se i numeri, guarda, ce l'ho perché l'avevamo messo nel comunicato di oggi, sono 227 gli asili in Liguria, di cui 107 totalmente pubblici, 55 privati e 65 del terzo settore, per un totale di 7.300 posti. 7.300, non sai che percentuale corrisponde, 7.300. No, perché noi nella percentuale contiamo anche i servizi alla prima infanzia, perché come Liguria nel mandato precedente era stata fatta la scelta, credo. Beh, fai una cosa con calma e poi facciamoci una di quelle schede che mettiamo sul sito. A proposito di sito, ma perché tutti i piccoli comuni dell'entroterra sono stati aperti micronidi, quindi se quelli non vengono conteggiati è chiaro che si abbassa la percentuale. A proposito di schede, noi oggi abbiamo messo il FES grandi asse 3. Venerdì metteremo il quadro scuola che avevo appena fatto, metterlo in bella coppia, se non è già in bella coppia lo metterò venerdì, mentre l'ultimo venerdì del mese mettiamo la cultura asse 4 insieme. Ci metterei però anche il fast asse 4 e sarebbe il venerdì in cui portiamo la delibera di assegnazione dei fondi e assidi della struttura. Mentre aziende oggi facciamo Covid, venerdì facciamo San Lorenzo, l'ultimo venerdì del mese facciamo quella di Valbuona, com'è? Enrico, sveglia. La Valbuona, com'è l'ultimo venerdì del mese? Ah sì, se, perché non è disponibile. Sì, per non vai più. Va bene, il mese è tutto fatto. Ok. Allora, dell'assessore Rambaudi, vicepresidente, contributo di solidarietà per la residenzialità e semi-residenzialità, disabili, pazienti psichiatrici e persone affette da AIDS, sospensione delle deliberazioni 1802 del 2013 e 116 del 2014. Allora, su questo aggiorno un attimo, perché dopo l'ultimo consiglio in cui si è parlato molto di questo tema, la mozione poi votata da tutti i gruppi, noi sospendiamo la delibera e questo permette comunque un periodo transitorio, però abbiamo già portato lunedì scorso in commissione il testo della nuova delibera. La nuova delibera è largamente condivisa dalle associazioni dei disabili, loro chiedono ancora l'innalzamento della soglia ISE, ma io a questo punto porterei comunque quella. Vediamo. No, loro vogliono arrivare a 25, cioè vogliono, abbiamo già graduato non mettendo solo i 10.000 secchi e quindi abbiamo graduato su tre fasce, però come dire ogni incontro si alza l'asticella, io a questo punto l'asticella proverei a tenerla, nel senso che abbiamo considerato le osservazioni dei gruppi, rispondiamo a quello che è la mozione del consiglio. La commissione ha deciso di fare le audizioni, io avevo proposto alla commissione di valutare noi la delibera e poi insieme presentarla, assessorato e commissione, è stata preferita la strada delle audizioni, anche io ho riconvocato le associazioni per fargli l'ultima proposta che a mio parere è proprio il massimo che possiamo fare nella mediazione, dopodiché diventa davvero un passo indietro rispetto all'iniziativa che volevamo mettere in atto, che serviva, lo ricordo, da una parte a razionalizzare, a rendere più funzionale il sistema, dall'altra però a darci anche dei limiti di spesa, di una spesa che ha una progressione. Vabbè, segui meglio che puoi. Perché visto che sono politica con me, faremo così. Certo. Dell'assessore Vesco,
nuovi indirizzi operativi in ordine ai servizi per l'impiego e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del DPR 442 del decreto legislativo 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo 197 del 2002. Bene. Poi dell'assessore Vesco, fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013, presentazione, proposta progettuale regionale, orientamento al lavoro in Liguria. Poi della delibera firma congiunta, assessori Cascino, Briano e Paita. Accordo di programma ex articolo 34, decreto legislativo 267 del 2000, articolo 58, legge regionale 36 del 97, per riconversione ad usi commerciali urbani di parte degli impianti ferroviari nel comune di Ventimiglia, area del parco ferroviario del Roia. E tu, bene, diamo questa delibera, diamo un parere positivo, il nostro assenso alla sottoscrizione di questo accordo del programma, insomma, abbastanza noto, che ci è stato proposto dal Comune di Ventimiglia per la riqualificazione e il cambio di destinazione d'uso del nodo ferroviario denominato Parco Roia e di alcune aree connesse per la stazione di Ventimiglia e quella del Parco, il Parco Nervi. La valutazione, voglio sottolineare, il parere, come appunto detto, della Regione, e quindi settimana prossima ci sarà la conferenza dei servizi per chiudere ancora il programma, è positivo. E anche positivo, come abbiamo inaugurato con la Renata, anche sotto un profilo ambientale, quindi la verifica VAS è andata bene. Quindi approviamo questa, insomma, le varianti, sia al PUC del Comune di Ventimiglia, sia al PDCP, che è il nostro piano di disciplina e di coordinamento paesistico, e anche sotto profilo della disciplina commerciale. Quindi parere positivo, settimana prossima, insomma, si chiuderà l'accordo di programma nella conferenza dei servizi e poi, insomma, ce lo facciamo chiudere. Sì, settimana prossima conferenza dei servizi. Sono arrivati tutti i pareri degli enti coinvolti, quindi la provincia, l'RFI, l'RFSI, l'Agenzia del Demanio, la provincia di Imperia, ho detto, vabbè, il comune, noi, quindi si attende solo l'atto formale della conferenza. Ci tenevano molto i commissari, il titolo loro. Diciamo. Infatti firmiamo. Settimana prossima. Questo volevo dire, firmiamo lunedì noi. Non possiamo neanche venire alle visite quelle. Perché firmiamo questa cosa qua? Per farli, no, quelle cosa c'era, ci becca, mi sembra che Vette ceriane. Bene. Allora. E poi del vicepresidente, contributo ad Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali per supporto tecnico operativo alle politiche sanitarie, annualità 2014, impegno di euro 66.728. Adesso abbiamo finito, ce n'è ancora. Sono rimaste. Continua poi con l'estate. No, sì, no, ma questo è arrivato in giù. Allora, questo punto. Finito. Che c'è una comunicazione qui. Ah, ecco questa. Allora, dell'assessore Rossetti. Prime indicazioni applicative per l'attuazione delle misure previste alle disposizioni del decreto legge 66 del 2014. Ancora più. Poi vabbè, il rendiconto, la richiesta dopo. È sempre un argomento, sempre fare richiesta di parere ai revisori sul rendiconto. Non credo che sia la discussione. Avete finito, dottoressa? No, c'è una comunicazione. Allora.
dell'assessore Rossetti, sempre di adesione alla stazione unica appaltante, comune di Leidi. Allora, finiamo il discorso, dunque noi non abbiamo giunta, non possiamo fare una giunta martedì perché non c'è consiglio, quindi questa pratica qui va chiusa oggi, se no perdiamo una settimana. Allora, abbiamo, tu hai il materiale di Rossetti, lei o no? Allora, è la, come si chiama? L'argomento sull'assestamento, giusto? Non la delibera, perché noi dobbiamo mandare l'argomento alle legislature di Veneto. Se anche alla Corte o no? Allora, poi facciamo la delibera, mandiamo alla Corte e dunque, la Corte fa la clarifica. Su questa proposta qui hanno sollevato alcune questioni, diciamo, Barbagallo, che non mi parevano risolti, insomma. Nel senso che se il bilancio sa che poi deve, diciamo, fare l'anno successivo come fa quest'anno, è risolto, così? Vabbè, poi c'è una cosa che ha sollevato Lorena, che mi sembra molto importante. Sì, sì, no, volevo solo giustificare il fatto che... Non mi ricordo, Renata, ha fatto solo le spiagge o di altro? Solo le spiagge, nel senso che qui non c'è la questione delle spiagge, che al momento non ha copertura perché l'importo viene superiore alla classe. Quindi bisogna capire come si fa. Infine poi c'è una cosa che riguardava esplicitamente te, che magari ripeti o traguardi. Noi abbiamo trattato le due somme con l'accordo che avevamo fatto del 50% sia sui parenti che sulle economie. Cosa devo dire? Lo vedete da soli, no? Cioè, questi sono i risparmi e queste sono le cifre accordate, sono sostanzialmente la metà. Quindi questo significa che, a parte che non è neanche un incentivo a rimettere in circolo, diciamo, le risorse, ma questo ormai è dato acquisito. Il punto è che non si riesce a fare niente con 415.000 euro. Erano 800... Quindi quello che... Tutti gli investimenti è la cosa più dolorosa, no? Cioè, se almeno fosse, diciamo, possibile, perché altrimenti poi dopo quando cominciamo a costruire, diciamo, la delibera, lo sapete bene anche voi come succede, no? Avendo conto che se non si può, non si può, vedi tutto. Intanto analizziamo i suoi 600, che non so dove siano. Sì, sì, però... Ah no, ho dimenticato di dire la tua versione, ti chiedo scusa. Io poi... Parla delle barriere architettoniche, no? Cioè le barriere architettoniche sono anni che non riusciamo più a dare finanziamenti, quindi giunta decide, cioè non è che sia un problema mio, ma lo conosciamo tutti, cioè sono delle gradatorie, finanziamenti non fatti. Regalo, finanziamento PSR, giusto? No, questo è solo un problema nostro, insomma, di capire come lo spalmiamo. Sì, è chiaro che meno ne metti adesso, quindi ne metti dopo, quello è obbligatorio. Vabbè, la cosa sua non la segna nemmeno perché mi sembra una sinecura, no? Lorena, la cosa tua non la segniamo nemmeno. Non dico. No. Devi solo decidere se vuoi... Se continuiamo. Fai capito più. Vabbè, se ci volete lavorare un po' tra oggi o lunedì, poi la chiudiamo, dando i matti più tra voi che avete fatto osservazione. Pulisce e faccio ripare la richiesta adesso. E subito. Rimarrebbe fuori il discorso, diciamo, spiaggia. Beh, però ci sarà qualche nota di variazione in bilancio nel corso dell'anno, no? No? Datevi un po' da fare per vedere se arrivano altri soldi, perché ho segnalato alla commissaria che Modena per 210 milioni per la questione. Provate? In quest'anno? 210 milioni. Regioni.it di mercoledì sera. Forse organizziamo un po' un incontro, non so, con me, con Gabriele. Stavo mandandogli tutta la richiesta sul piano di emergenza che sta facendo e quella è positiva, però non sappiamo. Se ne beccassimo 30-40, poi parlo con Gabriele, insomma, 1 milione per.
è proprio conseguente all'alluvione, quello. Cioè, voglio dire, da una strada che va giù a una spiaggia che è inagibile, che differenza c'è? Cioè. Vabbè, dai, sappiamo che ha scoperto quel problema, ma come l'hanno fatto, giustamente. Vabbè che Acam è in condizioni floride, quindi possiamo... Eh? È un milione e due, quant'è? Ma voi avete controllato quantità e prezzi e dice che sono giusti, no? Sì, lei ha fatto diciamo questo lavoro. Io come... Vedendo che diciamo che è un po' la faccia è evidente che è inferiore, diciamo che sono già scesi rispetto alla prima. Vabbè dai, diciamo che ci diamo tempo fino a martedì per fare due o tre verifiche, va bene? Senza più tornare qui, insomma, quindi sostanzialmente togliendo il PSR non è un problema, ma non è un problema, non è detto come si risolve. Rimane barriere architettoniche, Pico e poi Briano, Legname, Spiaggia. Vabbè, poi io più sappiamo, e ho sappiamo che si apre un altro capitolo, ma che si aprirà il 1° giugno e vedremo come fare. Va bene? Ok, non c'è la cosa, non si può neanche affrontare. Ok, abbiamo finito, basta. Adesso stia un po' qui. Sì, sì, no, sì, mi sono preso un foglio perché ho finito. No, devo andare. Allora, guardiamo, dunque, quanto abbiamo adesso? Ne abbiamo due esatte, penso che in mezz'ora, 40, noi ci sbrighiamo a questa cartellina qui, massimo un'ora. E poi bisogna fare un'oretta, diciamo, di pratiche riservate, discutere un po' queste vicende di corte dei conti e quant'altro. Allora, partiamo dal fondo. Oggi presentiamo quattro opere di Spezia che sono cofinanziate dal SES. Spezia è il comune che è più avanti, non vedete poi dei numeri successivi. Loro fanno, diciamo, un programma espositivo che però è anche area di spettacolo, insomma, sono i due capannoi e dei filobus praticamente. Sono anche la via di Fossimo con un po' di tempo fa, c'è anche più per la fila, sì, perché comunque rimane materia trasportistica. E invece, diciamo, nel periodo accanto, l'ordine qui è diverso, seguo l'ordine comunque, poi fanno la mediateca nell'ex cinema audio, cioè, poi fanno la biblioteca nell'altro capannone di Fitam e poi mettono a posto, cosa dell'ambiente, il Fossa Masta, diciamo, con un grosso finanziamento preso. Cioè, la scelta di Spezia è stata quella di fare operazioni mediamente grosse, cioè non di fare soldi ordinari, evidentemente possono pagarsi il bilancio comunale. Allora, quest'ultimo, cioè il Fossa Masta, si inaugura quest'anno, si inaugura, finisce quest'anno, si inaugura, diciamo, sempre qui. Le altre tre sono cose che finiscono nel 2015, novembre ancora, quanto riguarda il secondo capannone, maggio, luglio, novembre. Maggio e luglio. Va bene. Poi oggi, senza passare dalla giunta, della linea Covil, semplice. Invece un po' di più volevo soffermarmi sui progetti europei. Ora, i progetti europei sono ordinati per, diciamo, percentuali di spesa. Tuttavia, siccome alcuni comuni ne hanno più di uno, a volte diciamo la graduatoria può ingannare perché sono frutto di percentuali diverse. Pregherei seguirli un attimo. Cioè, Spezia ne ha due al 79, quindi la più alta di tutte, ed è frutto di una media da 87 al 72. Cioè. E quindi diciamo, non desta preoccupazioni. Vi ricordo che qui se non hai 10 milioni a progetto devi restituire tutto, quindi è particolarmente critica la situazione. Si vota a Sanremo e si vota a Vado, subito dopo bisognerà a giugno fare un altro passaggio complicato e
Comunque Spezia sarà praticamente facile, quindi diciamo 20 milioni in meno, 19,2, quindi diciamo siamo sicuri che Spezia sarà facile. Poi secondo classificato Savona, che era 76%, ha speso 9 milioni e 6, quindi diciamo è sicuro che ce la fa. Sanremo è a 73%, ha già superato la spesa e quindi Sanremo è sicuro che ce la fa. I problemi cominciano adesso, nel senso che Genova è al 55%, 5 progetti, nella Italia a 4,5 perché Sesto è parziale, quindi diciamo che dovrà spendere grosso modo 55 milioni, no? Per avere 5 e mezzo, se non ho sbagliato. E attualmente ne ha speso, non c'è scritto, 31. 31. Però diciamo il punto critico è che i 10 milioni tu devi aggiungere per ogni progetto, no? Non è che puoi fare la meta, giusto? No. Allora, Sesti Ponente, che poi è Chiaravagna al 90%. San Pier d'Arena al 62, Maddalena al 60, Monassano al 43. Con Genova abbiamo avuto un incontro ieri con il professore Crivello. Rispetto a qualche mese fa, la situazione resta una situazione da tenere con attenzione sotto controllo. Ci sono alcuni segnali di miglioramento nell'avanzamento della spesa, nella fase di predisposizione delle gare. Quindi moderata fiducia da monitorare con grandissima attenzione, però mi pare che da parte del comune ci sia forte responsabilità su questo e forte attenzione. Quello che abbiamo evidenziato ieri è questo. Poi c'è Imperia. Imperia si è completamente bloccata durante la fase di crisi politica. È partita molto più tardi degli altri. C'è stata anche una forte critica, diciamo, al progetto, all'assessore, su più progetti c'era critica. Quindi sono in corso anche vaste operazioni di riconversione. Stanno recuperando. Però loro vanno su anche sull'acquisto di mezzi pubblici, vero? E quindi quello non dovrebbe dare problemi, nel senso che ci deve dare abbastanza veloce, credo che siano anche pieni i magazzini di auto da consegnare, non ne vendono, quindi si dovrebbe fare abbastanza presto. Però il 26. Poi l'accelerazione si vede che c'è stata. Sì. Invece il più critico, diciamo, è quello che mette insieme Radio Savona, che noi concepimo un po' come intervento di qualificazione, di innovazione, di sostenibilità dell'inserimento di piattaforma. Il comune di Vado però a lungo ha contrastato la piattaforma, il risultato è che la cosa è andata molto lentamente, siamo 12%, si vota a Vado. Appena c'è l'amministrazione da fare. Dopodiché, ora, rispetto agli altri progetti, la criticità è quel fatto che lo fai tutto di diversi progetti. Le cose riguardano diversi assessori dal punto di vista del merito, sono interventi di vario genere, no? Culturali, infrastrutturali, la edilizia pubblica in senso classico, sportivi, specialmente a Savona, il settore sportivo. Vabbè, insomma, coordinati da Guccinelli e Drago, bisognerà, appena sia votato, dopo il ballottaggio, dedicare il mese di giugno a una votazione molto attenta. Mi dice Imperia che alcune di queste opere sono pronte a inaugurarle, vorrebbero passare. Potrebbe essere anche l'occasione per fare il punto, magari andiamo due ballottaggi, così facciamo un tappo a Sanremo, se andiamo a Sanremo. Nel quadro complessivo, sia FSE che FESP e PSR, noi siamo bene, no? Sì, noi adesso abbiamo la nuova scadenza di verifica della spesa a fine maggio, Gabriella, vero? Mi sento di dire che la superiamo anche questa volta, non dico con tranquillità, ma abbastanza sicuramente, agevolmente. Adesso, se avessimo una maggioretta, ci siamo tutti, vorrei parlare un po' delle cose principali. Possiamo vedere se è nata questa. Ho fatto una
No, ho fatto un po' una mappa da aprire, alcune problematiche che vorrei condividere, in modo che in questi ultimi mesi, diciamo, tutti siamo formati un po' su tutto, perché c'è abbastanza più politico, diciamo. Quindi è bene che le informazioni siano al massimo livello, vorrei fare un po' di mesi, in modo da capire un quadro un po' a tutti. Ok, se prendete un attimo la cartina che la cartella che ho scritto aprile, vorrei usare, lo farei una volta al mese, insomma, anche per i mesi successivi. Condividere un po' i punti fondamentali, diciamo anche tutti, abbiamo anche un pochino di tempo, poi darsi un giorno un quarto, facciamo altro. Allora, i mobili di sanità abbiamo avuto la seconda proroga, c'è la leggina, diciamo, che è in Chine, la seguito, no? Stiamo infittendo i contatti nazionali ed internazionali e la seguiamo con Giovanni. Insomma, a dire la verità abbiamo anche la sensazione che qualcosa si stia muovendo, insomma, comunque. Adesso permettere, diciamo che è l'unica vera spina che abbiamo, questa conquista dell'equilibrio economico e finanziario, nel senso del bilancio della regione, il bilancio della sanità, pur se con grandi difficoltà, sembrano reggere, no? Va bene, Concordia ne abbiamo finito il nostro lavoro, gli altri uffici che hanno fatto un eccellente lavoro, abbiamo fatto lo screening, non ci vuole la via. Il soggetto che si propone di farla si è certificato, probabilmente diventare certificato. C'è stato un problema con un cassone abbastanza banale che si mette a posto in 10 giorni. Mi aspetto che si decida i primi giorni di giugno e che la cosa poi, come dire, venga fatta galleggiare a lui e trasferita al posto, come dire, se sarà prescelto, quando il consigliere magari consentirà. Penso che siamo messi bene, ecco, di più non so cosa dire. Penso che siamo messi abbastanza bene. E comunque abbiamo fatto il nostro dovere, insomma. Abbiamo fatto un lavoro proprio... Dunque, l'ospedale abbiamo deliberato oggi il finanziamento, la sovrintendenza ha fatto quello che doveva fare. Penso che siamo in grado di pubblicare il bando questo mese, insomma, 10 giorni. Mi è venuto un piccolo dubbio di cui ho parlato con Claudio, cioè il rapporto di infrastrutture sua in questo momento di così grande attenzione. Poi è chiaro perché si è fatta infrastruttura per motivi diversi dalle altre regioni. Quello che volevo dire è che magari si dovranno rendere omogenee le procedure, il rapporto con la prefettura. Ho verificato che rispetto alla definizione che abbiamo dato, infrastrutture c'è il ruolo di committenza, quindi siamo in grado, insomma, di, non abbiamo nessun problema dal punto di vista normativo. Dobbiamo però contare con le procedure che ci siamo detti in rapporto con la prefettura, cioè sul tema della trasparenza, che sicuramente aiuta anche noi. Sì, ma hai fatto un incontro formale col prefetto, tra l'altro il prefetto credo che finisca il 30 giugno, quindi bisogna cominciare un prefetto e continuare con un altro, diciamo. Ma insomma, adesso siamo capiti, insomma. Sì, sì. Per il resto mi pare che lì, leggo i giornali spezzini, c'è qualche problema, come dire, legati ai trasferimenti, che sembra una cosa abbastanza fisiologica. Il 6 si inaugura... Ci sono anche un po' di approfitto per dirlo. C'è stata in questi giorni anche un po' di compattura dentro con gli occhi di dove si dice riduciamo i posti, non sarà più la stessa cosa, vanno con la stessa votazione, il budget che avevano adesso, quindi non c'è nulla se non le solite tensioni legate a qualcosa che si muove, si cambia, insomma. Va bene, la Dognocchi si inaugura al 6,
chiaro che non si trasferirà a 6, no? Si dà un edificio a 6, perché ci sarà su qualche mese, qualche settimana, ma sono settimane. Però insomma noi con la Dognocchi e con diciamo, la pubblicazione del bando praticamente finiamo un lavoro noi e dopodiché ne comincia uno di dare. Vabbè, sui FAS aspetto che la Canepa mi dica il giorno. Una cosa, scusa. Ah no, devo dimenticare. No, no, perché dici pure una cosa che forse dopo, però l'intenzione trasferita a Dognocchi in questa intenzione della A5 è di aprire su una parte di posti che restano vuoti 10 posti di ospice in anticipo sulla costruzione di cui parliamo appunto di quella cosa va che vabbè no, lì bisogna solo seguirlo, sbaglio, sto facendo tutti vabbè il TPL abbiamo approvato la legge in giunta, adesso devo andare in consiglio in questo ritardo grave comunque diciamo volete che vi dica proviamo ieri gruppi e condiviso in casa, preso contatto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che con diciamo, i trasporti, la stiamo seguendo. E... ecco, adesso qui è molto importante che FIS sostituisca la FIS per acquistare i mezzi, va in corso l'operazione. Noi abbiamo approvato una delibera con cui abbiamo mangiato di fame, quindi... quindi il primo anno di acquisti lo fa FIS, giusto? Sì. E poi il secondo, terzo e quarto anno diciamo il programma pluriennale lo fa l'agenzia se riuscendo a costruire. Adesso noi dobbiamo andare in consiglio e poi dopo aspetta agli altri e poi dobbiamo vedere l'interfaccia col governo sulle modifiche della legge. Questo è. Perché un punto forte, dico la regina, era che se entro la fine di settembre non si costituisce l'agenzia, di fatto salta il sistema, insomma si ripristina. Dobbiamo mettere una cosa un po' perentoria per stimolare tutti a accelerare il percorso che da bene discorso è iniziato anche per loro. Bene, dunque, farsi io aspetto che gli uffici mi dicano al momento in cui possiamo chiedere alle RIA di convocare il CIT, ma dovrebbe essere imminente. Dopodiché sanciamo la riprogrammazione che peraltro noi stiamo già usando, no? Scuole, lo schiamo, all'unione, quant'altro, quindi... poi vabbè lì c'è sempre il problema che non sai mai quando sarà la cifra finale, questo niente, quando è rimasto. Comunque diciamo qui siamo messi bene. Ho legata a questo, posso dire una cosa, quando riprendiamo dopo gli approfondimenti pomeridiani, neanche facciamo un passaggio per capire tra FSC, come ripartiamo i piani. Sì, non abbiamo mica ancora il quadro, no? Però nonostante che non c'è il quadro sui POR del FESR, ma credo anche dell'FSE, i tempi che ormai ci danno per ultimarlo sono tempi che ci dicono. Nell'indeterminatezza delle cifre, intanto voi da luglio dovete avere pronti i piani operativi. Abbiamo indeterminatezze anche sull'FSC, ma capire dove mettiamo, stante il quadro normativo generale, dove mettiamo sanità, dove mettiamo... il 30 va bene, dai, ora il 15, il FESE. Dai, scherzo. Ma no, niente. Ha detto che va benissimo. FESE, FSE, diciamo PSR, aperto, e FSC. Nel senso che va bene, il PSR è più autonomo rispetto agli altri. Sì, c'ha meno attinenze, però un po' di... però, diciamo che invitare le autorità di gestione a parte con Michela. Ok, un paio d'ore. Non ho capito davvero. Volevi aggiungere qualcosa? No, vuol dire che mi sono alzato il piede quello del lavoro. Ho fatto una battuta scherzina. Era una riflessione solo su quello. A volte come deve stare lì. Allora, la strada mare, vorrei dirlo piano, ma mi sembra che ci siamo. Adesso parla di metà novembre. Diciamo che è vischioso l'aspetto amministrativo, però sembra che no. Sono dei nuovi problemi. Allora dite. Non li posso dire con precisione perché non ho ancora convocato i soggetti, però ci sono dei rallentamenti ulteriori. Penso che sia un problema
più legato alla compagine societaria che ha, diciamo, detto, però li vedo. Ma la casa mi ha detto che ha finito il suo lavoro, quindi diciamo lavoro di ombre. Sì, e quindi uscendo, diciamo, carina, rimane al lavoro di, come si chiama, itinerario, si chiama? Sì, vabbè, un pensiero che mi è venuto, ma lo dico in subordine, era capire se l'impresa che prende quel lotto lì, diciamo, non potesse prendere anche il parcheggio di via Montegiovetti e chiudere anche quella vicenda lì, perché è molto pesante, ma proprio pericoloso, insomma, per non possono fermare le ambulanze. Ecco, ingegneria. Adesso qui a Rossetti e a Lucinelli vorrei chiedere di fare un passaggio formale, perché in questo momento la città sono i 15. Ma ieri c'è stata una riunione. Allora, bisognerebbe che voi faceste un incontro. Dobbiamo occuparcene noi due, ma non sappiamo chi va alle riunioni tecniche, ci siamo un po' in difficoltà. Se per... Io non sapevo neppure le riunioni. Comunque, il punto è questo. Non sapevo, non abbiamo le convocazioni, non sappiamo chi va, quindi abbiamo. Noi andiamo sempre per la parte. Se c'è la parte logistica, oggi trasportistica, va bene. Comunque, decidete chi ha l'interlocutore, dice all'università, quello tecnico, per voi ti viene informato di due. Comunque, adesso il punto critico in questo momento è il seguente, che in Italia dice, unite qualcosa, io ritiro i soldi. Se ritiro i soldi, abbiamo finito. Noi stiamo scrivendo in Italia, dicendo... No, bisogna fare una riunione, MISE in Italia, regione, comune, se vogliamo, e università. Se vogliamo, nel senso che il comune è più interessa dall'altra parte. in cui sostanzialmente cerchiamo di fare una cosa sui tempi con l'Italia, chiediamo qual è il tempo limite che ci dà, chiediamo se l'università è in grado di farlo in questo tempo limite, dopodiché se non è in grado, diciamo, ci prendiamo lì, cosa volete che vi dica? Cioè, ci abbiamo messo, è fatto una fatica incredibile da chi ha parlato. Hanno fatto rientrare ad agosto alle ferie una persona per fare l'arte col facciamo convocare da loro. Sì, però andiamo giù con il rettore, io spero con il rettore, nel senso che bisogna che almeno siamo tutti consapevoli. Insomma, se andiamo giù il 4 giugno non sarebbe male che conviassimo le due cose. Organizzo, facciamo un'intera giornata ormai. Dopodiché. Comunque, visto che adesso è l'industria che frena l'università. Dopodiché, fatto salvo il fatto che stiamo provando a vedere se RFI realizza l'impianto che gestisce, e mi sembrava una cosa sensata, perché RFI è una metropolitana urbana che gestisce lei, un impianto appunto che gestisce lei, fa una cosa logica. Fatto salvo questo, io sono disponibile anche a dire che nella programmazione dei fondi mettiamo questa roba qui, o finanziamento per fare di questa roba qui. E dentro poi dopodiché anche il nostro interesse chiude questa partita avendo noi qualche mese in più rispetto, diciamo, alla scadenza del rettore, diciamo, casomai impostare un'operazione diversa, ecco. Questa è dunque RSA specializzati e lavori soffermi, non sono riusciti ancora a far partire il nuovo soggetto e ti pregherei i casi parte nel non si finito che c'è, però ci sono dei problemi. Rivento un po', cioè, sembra che ormai l'obiettivo di aprire l'anno svanisca, diciamo, ma tanto falliscono tutti. La maledizione della Rescia di Sardegna è peggiore di quella del Benfica nelle finali. Nel finale. Beh, Benfica da 62 che ne vince una, più 62-63, allora potrei 8 finale. Dunque, i santuari oggi aprono. Provvisoriamente, ma no. Credo che ci mettano anche un mezzo pubblico, se ben capito. Quindi, dopodiché rimane il problema che noi aspettiamo di sapere le autorità, diciamo, della giustizia amministrativa che dobbiamo consegnare questa manovra. Perché non lo sappiamo. Piaggio, abbiamo appena convenuto che ci sia un periodo di decantazione non lunghissimo, di verità, 20 giorni. E che il 4 ci sia la riunione. Molto probabilmente la convocano il tavolo. E...
Vi aspetto. Vi aspetto. E, dunque, io non la do per questa partita, anzi, noi mettiamo in campo una proposta, come dire, che secondo me può essere, poi che ci si riesca o non ci si riesca, io non lo so. La stiamo seguendo con Renzo e con Enrico, se ci sarà bisogno di qualche attività tipo di formazione, vediamo di usare, abbiamo già fatto, insomma, in passato. Diciamo che il discorso, se dovesse andare bene, diciamo, cioè se dovesse mantenere l'attività manifatturiera a sé stessa, sarebbe magari di lavorare sugli skill dei due stabilimenti per cercare di minimizzare i trasferimenti, siamo capiti, no? Per fare questo forse devi cambiare anche il profitto. Ci si riesce, non lo so, proviamo. Va bene, conti della sanità, Claudio, in prima battuta, e tipo, diciamo, l'accompagnamento sono condizionati da due grandi incognite. Una è quanto ci tagliano, o meglio, quanto il taglio va a finire di acquisto in sanità. Temo tanto, tutto. E poi a valle come si fa il patto, diciamo, tra le regioni e il fondo. Quella è l'unica cosa che mi preoccupa. L'altra, siamo bene... La gara dei farmaci da sola sta contando 40, ah già, mancano ancora 400 lotti non assegnati, insomma, ne hanno assegnato 1800, 1900 su 2002-2003 e siamo già a 44 milioni di risparmi in due anni, quindi il battente annuo è 22, 6 mesi 11, poi le altre cose che stiamo facendo sugli acquisti, secondo me. Beh, la crisi apre anche spazi per sé, quanto riguarda il mercato. Quindi io penso che se saranno i 15 poi milioni. Poi c'è il riparto, quello sarà il problema, e poi c'è da capire il rapporto tra fiscalità e bilancio che si intreccia col fondo per le legalità. Adesso dico un po' in sintesi perché ci capiamo tutti. Poi è difficile ma possibile. Ieri non si è discusso del patto, perché i problemi tecnici c'era male. Comunque tu lascia correre con la voce là, che secondo me può essere utile, poi magari sarà anche prima. L'altro capitolo è un crocifrato. Sì, ma è andata sui giornali, hai capito tu, poco crocifrato. Comunque, vabbè, quella cosa lì non lo so se aiuta. Di sicuro, l'altro ieri mi sono riconquistato la 15% sulle tariffe pediatriche che nel 2013 era saltato. E per noi vale 4-5 milioni per i casini. C'è un problema con l'agenzia delle entrate, poi ha molto per il 5 per mille. Stanno assoltando. Un milione. Il rischio è sulle criteri di riparto. Non, il nostro rischio è perché c'è il... posizione della campagna, avete letto anche pubblica che chiede la quota capitaria secca, io ho detto a Caldoro che adesso chiederò il 100% di pesatura sugli anziani e poi se facciamo metà noi ci guadagniamo. Noi vinciamo il Piemonte e l'Abruzzo, considerato che si scioglie la campagna che si muoverà a ottobre. Se non dico male, l'unico presidente del centro-destra, poi non ho capito se non ci dia qualcosa. No, c'è nel Forza Italia. L'unico presidente di Forza Italia è rimasto Caldoro. Ce ne avrebbe uno su due la Lega e il resto. Vabbè, insomma, l'obiettivo qui è tenere la fiscalità a 28, insomma. Perché è chiaro che andare in campagna elettorale la fiscalità a 28 per l'esercizio di successo. Il Gallier abbiamo ritardato. Lo dico per i colleghi che sono meno avvezzi. Stanno girando queste cose simpatiche sull'equilibrio della Campania, del Lazio, adesso del Piemonte. Sono tutti equilibri con barcate di tasse. L'equilibrio del Lazio è con 823 milioni di tasse.
la Campania con 600, Piemonte ci ha messo parecchio. Quindi aumentiamo il profeiera, abbandoniamo tutti. Perché poi qualcuno può dire noi invece mettiamo 90, 40, 35, 40, 90, a seconda degli anni di tasse, che però sono sempre quelle. Però noi, a noi ce lo calcolano dopo, no? Invece loro se lo calcolano per dire un grande risultato. Siamo bene. Poi abbiamo fatto ricorso alla legge sblocca crediti sulla regione per la sanità in modo molto, molto, molto semplice. Che vuol dire che l'incidenza sul bilancio delle rate di pagamento saranno contenute, mentre le altre regioni avranno rate molto elevate e avranno la finanza pubblica ancora più costretta. Va bene, a Galliera abbiamo fatto vari passaggi, ora si farà quello definitivo, diciamo, se non per la reazione. Ma che non è il mio passaggio al Partito Democratico, il passaggio definitivo, come era? Non sono interessato a vicende politiche in senso. No, ma lui forse sarà a un passaggio, non so, diventare. Dai. Pippo, lì c'è un problema vostro che dovete vedere voi. Tanto la maggioranza, ci sono diverse richieste di spostarla la settimana dopo. C'è un problema di Pippo e poi Pippo nel senso di bilancio. E poi ci chiudiamo. Specialmente metà giugno questa vicenda anche lì. Anche quella storia che è uscita sui 17 milioni, adesso ho chiesto a Galliera, di che stanno preparando la documentazione della copertura. Sì. Una buona parte li hanno già messi a posto. Sì, infatti, sono già soldi. Già soldi. Il valico è a posto, nel senso che noi siamo... Non c'è nessun atto, come dire, che... Il piano del territorio non l'ha fatto, devo dire la verità che ultimamente si è capito anche se faccio. Quindi pare che ci siamo, nel senso che noi garantiamo, diciamo, la quantità di sbaglio necessaria nei prossimi anni. Poi si mette più sotto con la macchina di Nervini, insomma, quindi è tutto in pace. È tutto in pace. San Martino praticamente l'operazione è partita con la risultati di oggi, c'è ancora un problema sul laboratorio, so. Giusto? C'è un parere si vota a rete va bene, lì noi siamo in condizione tra laboratori, diciamo FAS, finanziamenti articolo 20, finanziamenti regionali, altri finanziamenti, di spese 60 milioni a San Martino. Cioè, poco, insomma, Claudio sta lavorando per questo investimento, come dire, possa essere letto, visto, vissuto, concepito, concepito come una prospettiva anche più particolare. Allora, si vota Recco, ma subito dopo vorremmo chiudere l'antica operazione di Recco, e poi ormai si va per rifare la piscina dove stava. Mi presentavano stamattina uno studio di fattibilità su Ponte San Marco. La metà è bello perché sono affezionato ai vertici, almeno non guardare, se non filmare, penso anche a tutto, ma è un artista che non si direbbe. Ci vogliamo le foto. IML diventa tutta roba. Bisogna che qualcuno si occupi di seguire la vendita di quel bene là. Fai tu? Beh, seguire. Come quando fa un'offerta, andiamo a dedicare questo a Congo e dobbiamo metterla in gara. Se ne occupi tu, sentendo ASL, claro, va bene, fai tu. Vabbè, la dopo il ponente, diciamo che ci dicono entro maggio devo venire a capo del contenzioso. Mi pare che ci sono due possibilità, o che lo si apra con la stagione, col cambio di orario a fine 15, o col cambio di orario primavera 16, una nel mezzo durerà da oggi. Poi abbiamo cominciato a lavorare per l'otto costruttivo tra la Primaria e Andorra e vi ricordo, adesso, che tutto questo pacchetto
insieme ad altre cose va messo nell'accordo quadro da fare con l'Erefi. Nordfest Genova, faticosamente, ma diciamo mi pare che vada avanti, no? Dunque, Scarpino è la cosa più delicata. Adesso ci sono 20 giorni, che ne sono già passati 5, per capire se può andare avanti. Dipende da quello che si riesce a fare per rimediare il segnale che ha dato un piedometro, sono già capito. Se non si riesce a rimediare, siamo nei, non dà problema. Ma mi diceva sempre che qualcuno non si possa rimediare. Sicuramente questa cosa va seguita con grandissima attenzione. La seguiamo tutti i giorni. Ti ho detto che noi non facciamo adesso atti formali, ma solamente atti informali come d'accordo, perché poi se dobbiamo fare atti formali ci vogliono chiedere non formali. Però per il momento penso di poterla. Esaotte, Castellano mi dice che dopo le elezioni ci chiama e presentano i prossimi giorni il piano industriale. Presentano il piano industriale. Aspettiamo questo. Sostiene che non sarebbe neanche così importante fare due. Adesso vediamo com'è, insomma, com'è che riflessi avrà questa cosa sulla vicenda di Erbeni. La casa della salute in piedi mi pare che abbiamo risolto, nel senso che l'artallo va sul FAS, perché ci costringerà. No? Stiamo lavorando per. Allora, se questa cosa va alla casa della salute, un po' faticosa. Tu non ci appoggi che la serie è molto da vicino, comunque l'obiettivo sarebbe quello di fare in casa la fase aerea, che è anche la cosa più importante di realizzare. C'è una cosa che potrebbe fare infrastrutture, visto che di fatto è una piccola infrastruttura. Talloniamo il comune perché invece a parte il lavoro grosso, insomma, che da anni è finanziato e da anni non è apportato. La 45 è a posto, nel senso che in questi mesi va in gara. No, aggiornamento, perché dunque ora si sta chiudendo la conferenza dei servizi, quindi il progetto diciamo, è andato avanti e l'indizione del bando è a settembre-ottobre, quindi si dovrebbe iniziare per la fine dell'anno. Salto Coppola perché Claudio è uscito. Ilva abbiamo fatto una riunione con Renzo e Enrico a Roma, è andata bene. Mi pare che si andrà a una costituzione ammortizzatore, non più solidarietà, ma ho parlato ieri con Casta, non sta aspettando le finalità del lavoro per riconvocare il tavolo, diceva al lavoro. Dopodiché, se l'Ilva nazionale si salva, Genova si salva, si investirà di più sulla banda stagnata, si deve cercare un nuovo stazionale definitivo dopo il commissariamento, e si deve lavorare affinché diciamo, ci sia nuova attività produttiva in spazi che lasciano liberi che comunque servirà. E inoltre riprenderò per la centesima volta il scorso miancio sperando. Coppola, Claudio, bisogna portare del libro di finanziamento. Portare del libro di finanziamento. Sì, tu presi. Sta andando avanti la cosa. Noi faremo, diciamo, il piano terra con le funzioni che tu deciderà insieme alla ASL. Quello che ha deciso la ASL mi pare che ci sia. Ambulatori. Perché si fa un secondo piano di rete, bisogna fare 10 minuti insieme. Non sta bene. E vabbè, insomma, questo è. Poi si lascerebbe al greggio il secondo piano, perché a me dovrà avere gli impianti fatti, i tetti fatti, si fa tutto quello che può stare nella, e poi se andrà avanti la cosa con la croce rossa bene, altrimenti ne faremo un altro uso, ma adesso siccome saremo in carico da anni, chiudo la destra, questo mi fa, soltiamo anche quella cosa.
Sì, poi c'è quel tema là che è molto suggestivo, che se no anche legato si spezia le cose più critiche, ma sono fallimenti uno via l'altro, non so se hai diritto di ore, no, è rimasto. Hanno fatto un sopralluogo, però non stai bene. No, no, sto ancora un pochino, poi non mi concordo. Vabbè, insomma, stiamo aspettando che l'ANAS gli assegni il lavoro. Insomma. No. E di più non possiamo fare. Allora, io abissi in Savona, Marino, stiamo lavorando, più o meno ci siamo. Poi c'è un impatto su fidabilità, eccetera, molto faticoso, ma la presa entra a scalare, quindi questa cosa qui si assesterà. Su Marinella... Io vorrei dire che sono d'accordo con l'operazione, Matteo, Marinella spezzacalcio, cioè, mi sembra una cosa c'è un incontro. Mi sembra che il conto anche a questo, però. C'è un incontro di nuovo giovedì 22, comunque si va avanti, è un bel progetto. A me pare che un centro sportivo, diciamo. Poi oh, vabbè, è chiaro, se uno vuole fare niente, va bene, ma insomma, una cosa meno importante, sette campi di calcio che si è trovato. Forse dare un esito a un progetto che faticherà molto, no? Quantomeno pagherà un po' di spese, pagherà un po' di aree. Cioè. E poi crea un oggettivo collegamento con questa roba qui, la colonia, che fa molto interessante. Ho visto Toshiba, persino che i vertici diciamo, giapponesi confermano che sono intenzionati a, se sarà vero, diciamo. Vedremo, abbiamo visto che non parla questa mattina. Fanno una proposta che naturalmente deve essere rivolta al governo della magistratura. Loro hanno presentato una richiesta di sequestro. Di sequestro, in buona sostanza dicendo che sono in grado di fare subito le cose sui lupi, poi diciamo di far partire il carbonile anche senza la garanzia all'AIA. E infine, come dire, accetterebbero, sono consapevole che bisogna fare un'area più stringente se non parte, almeno per il momento, tutto, no? Il governo con dei vincenti all'opera. Vabbè, la Gronda abbiamo vinto la sospensiva, leggo adesso che il governo vorrebbe aspettare il momento, si risultano? No. Noi dobbiamo insistere perché si può la conferenza. Si ha anche strade, vorrebbe aspettare il nome. No, il pezzo che ho letto io, non mi ricordo su quale giornale, diceva che il governo non la convocherà perché non c'è niente. Comunque, diciamo che noi non abbiamo avuto comunicazioni in tal senso, non abbiamo, però non è escluso che si possa essere questo l'atteggiamento del governo. E in ogni caso... Io chiedo un incontro al ministro, perché al di là del ora siamo in un periodo in cui tutto può essere frainteso, però trovo abbastanza singolare. Il ministro tra l'altro è qui domani, ma non so se riuscirò a vederlo, perché sono molto in giro anch'io, non posso girare. Insomma, è chiaro che non avendo ottenuto la sospensiva bisognerebbe andare avanti, se no la sospensiva cosa serve? Capisce per quale motivo allora si richiede la sospensiva. Tanto più che è evidente che non è che si chiuderà la conferenza dei servizi da qui a settembre. Mentre la conferenza dei servizi potrebbe essere uno strumento utile per chiarire diciamo, gli argomenti, eccetera. Bisogna sottovalutare che è stata la stessa autostrada a chiedere la convocazione. Sì. Ma bisogna cercare di capire la settimana prossima, la settimana immagine per esempio. Va bene, chiudiamo una cosa da dire stile con il tuo basta. Allora, chiudiamo questo qua.